Ciao ragazzi! Ciao a tutti, bentornati su Crimax. Allora, oggi abbiamo deciso di venire a pescare i laghi Cesena. Era da un pezzo che non venivamo, quindi ci è venuta voglia e proviamo. Con l'occasione proviamo i nuovi Frizzy Pellet che abbiamo preso. E io volevo solo fare un ringraziamento qui a tutti quelli che al Carpitali ci hanno salutato, chiesto foto, cioè è stato veramente un bel Carpitali per noi. Sì, esatto. Abbiamo conosciuto molti di voi, ci ha fatto molto piacere. Sì, e vi salutiamo tutti, anche chi non c'era, ovviamente. Esatto. Detto questo, sessione solita di 4-5 ore, finalmente siamo arrivati con un pochettino più di luce e sessione standard, quindi tre canne a testa, io solita dambolina bianca alla crema, il nostro mix e sull'ultima, sai che non mi ricordo? Aspetta che ci penso, tu che cosa? Io sto usando sempre il nostro pop-up alla crema, il mix Crimax, in più io ho provato, mi ha incuriosito un attimo un tipo di boilers della Biccaro, poi ve la farò vedere nel video, ho innescato comunque un innesco dopo del 15 delle... poi vi dico cosa Rapidot della Biccaro, sì, esatto. E quindi sto usando quelle come pellet, soliti pellet al pesce, il Frizzy Pellet. E ovviamente nell'innesco dove ho le palline della Big Carp ho messo anche nel sacchettino ovviamente delle palline, quindi lì sarà pasturato con pellet e ovviamente le bolle della Big Carp. Ora finiamo di organizzarci perché siamo appena arrivati, abbiamo appena messo giù le canne. Tempo di rifocillarci un attimino con due cose, poi ragazzi... Io ho una novità stasera, non mi ricordo l'ultima pallina qual è, adesso poi vado a vedere lì. Tira su? No, vado a vedere la mia cassettina. Penso di aver messo due Mix Crimax allora, ma su una... Ah no, scusa, ecco, ho una pallina al krill che ho tirato fuori nel mio armadietto, è da anni che non la vedevo e vabbè. E su questa montatura ho uno stick mix nuovo, non dico ancora qual è, prima voglio provarlo, poi vediamo. Ecco, basta. Una cosa a proposito di montature, poi ovviamente ve lo faremo vedere nel corso del video, non so te, io sto usando tutto quello che è la linea Quiet, perché sto provando questa marca, oltretutto cogliamo l'occasione e salutiamo anche il team Quiet che abbiamo trovato in Fiera del Carpitali. Persone molto disponibili. E stiamo provando la vostra minuteria. E speriamo questa sera di riuscire a testarla magari un po' meglio. Esatto, ma dopo facciamo anche vedere a questo punto, perché è da un po' che la stiamo testando. Purtroppo le nostre uscite sono sempre corte e a volte saltano, quindi non abbiamo avuto modo di farli vedere bene. Quindi vi faremo vedere anche un po' questa linea di minuteria, che ragazzi noi abbiamo voluto provarla perché è una linea, diciamo, più economica delle solite marche note, quindi ha questo vantaggio qui. La qualità comunque ci sembra un'ottima qualità. E comunque poi ve la faremo vedere nel corso del video. Esatto. Adesso non ci... Mangiamo? Mangiamo ragazzi. Bene. A tra poco. A dopo. Com'è Cri? Partenza cattiva, Abbastanza. Aspetta che appoggio la videocamera. Allora, intanto... Occhio che non vada tutto a destra. Sistemo un po' la videocamera. Arrivo col guadino, Com'è? Sono sull'albero. Carpone? No. Brebotta? Disincagliato dall'albero? Sicuro. Sì. Dai, Cri. Tira adesso, viene su perché qua sotto non sembra, ma vai è portala. 70. Eccola, alzamela, ce l'hai? Alza vieni, non fanno andare di là, vieni,
E voilà! C'è. Bene. Dopo 6 brem ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Bene ragazzi. Allora, intanto volevo mostrarvi l'efficacia dei rig. Questi sono allamate perfette. Un attimo che... Questa è la minuteria quiet, giusto? Sì. Punge. Aspetta. Vai, tranquillo. Ecco qua. Ecco ragazzi, ci siamo. Eccolo qui il rig. Prima carpa del 2020 per Christian. Eccola qui. Specchiotta. Agitata anche. Eh sì. Dai, la liberiamo. Aspetta, falla vedere un attimo, Cri, che non si è vista bene. Eccola qua. Oh là, che bella. Eh già. Dai, ma che panciotta. Andiamo a liberarla, dai. Aspetta che ti tolgo guadino, alza. C'è la sacca di mantenimento. Yeah. Vai. Ok. In acqua. Bene. Occhio alla tua canna, Cri. Ti conviene andare di là, che è più agibile. Occhio a non scivolare. Ho visto che c'è, allora. Qua così che è duro, dai. Ecco qui. Molto bene. Sì, un po' d'ossigeno perché ha fatto un, allora, bel combattimento, Le carpe di questo lago qui continuano sempre a dimostrarsi molto, molto combattive e molto forti. Questa ha mangiato sulle rapidote, ragazzi. Ah, big carp? Big carp. Ok, doppio bene. Innesco del 15. Doppio innesco del 15? Esatto. Adesso... devo rivedere i miei inneschi. Adesso allora ve lo rimostro. Bene. Lei c'è. Sembra... ah, guarda, ci sono anche le rapidote qui, vedi? Ah, ha fatto... ha cagato le rapidote. Bene. Bene. Sì, perché l'avevi messa anche nel sacchettino, se non mi sbaglio. Ciao, bella. Prima carpa 2020 per Cristian. Un commento a caldo. Eh sì. Bene. Ho fatto una cazzata. Eh sì, direi proprio di sì. Bene. Ok. Bene, allora, come avete visto, siamo riusciti a prendere una carpa, una carpetta, insomma, bella. Specchi. Bella. Specchi. E esco il cappellino perché sì, si sono abbassate parecchio. Inizia a far freddo. Allora, giusto per... come vi avevamo anticipato inizio video, ragazzi, noi vi facciamo vedere quello che a noi ci piace, quello che proviamo e anche quello che ci viene proposto. Quindi, allora, siamo qui adesso, vi parliamo un attimo di Quiet, che è questa marca di minuterie che... Quiet Tackle. Esatto, che è da un mesetto circa che io e Max stiamo provando, ovviamente... sì, da fine anno, principalmente. Sì, non siamo riusciti a provarle molto perché purtroppo non abbiamo fatto molte uscite. Però sono stati testati su degli alberi, grossi alberi sulle sponde. Ne ho preso uno da 30-40 kg. E si sono rotti i fili, quindi vuol dire che la minuteria tiene. E sì, qualche pescetto così. Diciamo che come minuteria, rispetto magari alle marche che ci sono in giro, che troviamo, quelle più blasonate. Più blasonate, eccetera. Questa marca qui, come qualità-prezzo, diciamo che è veramente ottima e costa praticamente, ragazzi, la metà di quello che costano le altre marche. Sì, se non ricordo male, abbiamo anche il catalogo nella versione sul web, che nel caso, se avete voglia, poi tramite i social ve lo giriamo. Esatto, e costa quindi, la metà. Allora, con questo cosa vuol dire? Non andiamo a fraintendere, non vuol dire che le altre marche non sono valide. Anzi, ragazzi, chapeau sempre e comunque tutte le altre marche, però... per questa, chi, diciamo, come noi vuole risparmiare qualcosa e esatto, avere comunque la sicurezza che quando hai un pesce non si spacchi l'amo, la girella, piuttosto che l'headcore finale, piuttosto che chissà quale altra cosa. Esatto, questa è una marca dove vi permette appunto di avere un buon rapporto qualità prezzo. Esatto, ecco, questo è un po' il sotto del discorso. Noi abbiamo preso degli ami. Io ho preso dei crank, adesso ve li mostro. Io ho preso i Kurshank perché ho voluto con questa minuteria provare a fare il mio amato rig, che è lo spinner rig, quindi ho preso tutto quello che riguarda gli elementi dello spinner rig. Cri invece, che invece è più sulla fondante. Ho preso dei crank, ho preso le base screw e la termo restringente, perché come avete visto nella carpa precedente il rig è molto semplice, quindi è un high rig semplicissimo con il classico cappello, amo crank e la termo restringente, quindi è l'anti-tangle messo ovviamente sopra.
Io, come sapete, non sono amante di fare righe magari particolari. Io sono più per le righe semplici e finora mi hanno sempre pagato. Solamente vedere se è a fuoco, non lo so. Comunque questa è la marca, qua è Tekol, qua dentro c'ho i miei Curve Shank e appunto ho preso gli anti-tangle classici per non fare annodare il terminale, le spinner swivel, quelle che mi servono appunto per fare lo spinner rig, e bait screw e appunto i shrink tube, che sono quelli per chiudere poi la spinner swivel con l'amo. Cree ha preso anche lui qualche pacchettino appunto per le affondanti, perché lui la pop-up ancora non la mastica. E basta. Poi ovviamente vi abbiamo già fatto vedere nel video dei frizzy pellet quella, un po' di tempo fa, fanno anche i sacchettini in PVA, varie misure, e adesso entro i prossimi mesi proverò anche i finali che hanno, perché me li hanno fatti vedere in fiera i ragazzi della Quiet Tekol e mi hanno colpito, quindi hanno un po' di tutto per sì, fare righe, sì. Ecco, quindi sapete che le loro di montature sono ben forniti, hanno di tutto. Io ragazzi ho preso la Tekol Box, la versione quella semplice, non con tutte le cassettine, perché tanto non facendo molti righe non ho molta minuteria, quindi non mi sarebbe servita tutto quanto la Tekol, diciamo, Box, quella Collection Edition. Molto semplice. Ecco, la cosa comoda è che qui ho messo tutti quanti gli ami, quindi quello sì. Allora vi mostro un attimo gli ami della Quiet che sto usando. Eccoli qui. Adesso io provo a farveli vedere da vicino. Vieni, vai. Allora, questi sono i crank misura del 4, eccolo qui. Vi faccio vedere anche l'occhiello, così vi fate un'idea appena mette a fuoco. Eccola qui. Quindi sì, ho preso la misura del 4 perché appunto è una misura che sì, anch'io, è un po' una via di mezzo, diciamo, tra il piccolo e il grande. Sì. E quindi sto usando attualmente questi ami, il tubicino termo restringente, li fanno di queste misure, vengono confezionati di queste misure qui, 10 pezzi per pacco, esatto, solito. Sì, tutto quanto a pezzi di 10 e poi hanno le bait screw che sono queste qui, eccole qua, sì, che sono uguali a quelle che ci sono sul mercato, sì, alla non fine, è che sono alla fine ragazzi non è niente di particolare, perché non è che stiamo mostrando cose per pagarlo nuove. Metà, vi sto solo dicendo ragazzi che noi stiamo provando da un periodo questa marca, insomma, che fa minuteria, è un marchio emergente nel settore, che esatto, appunto, e finora ci stiamo trovando bene, perché comunque alla matta perfetta, quella di prima, alla matta era perfetta, gli ami non si sono spuntati, quindi è successo che ci siamo che impigliati recuperando, l'amo pungeva ancora, quindi in linea di massima noi ci siamo una buona marca, quindi come sapete noi condividiamo tutto quello che facciamo, quindi esatto, diciamo anche questa cosa qui, esatto. Per ora, per chi magari fosse interessato, non la troverete in negozi, c'è solo il contatto via internet, Facebook, via Facebook, via Instagram, adesso non mi ricordo. Beh, comunque insomma, chi vuole vedere il catalogo, i prezzi e tutto e vari, e poi ci faccia sapere tramite i social che giriamo tutto come, ecco, al solito. Noi sapete che adesso per un periodo noi pescheremo prettamente solo con minuteria Quiet, quindi anche per capire un attimo se... Esatto, per testarla fino in fondo, perché a noi fa comodo spendere meno, però bisogna vedere poi il rapporto allamate e slamate, quindi certo, per adesso, ovviamente, per adesso, come il pesce che avevo fatto l'altra volta, che non hanno visto perché non ho filmato, perché ero da solo qualche ora, e il pesce tuo qua si è comportato bene comunque, esatto, quindi vabbè, per adesso va bene. Ecco, questo è un po' quello che pensiamo, insomma, di Quiet, e appunto abbiamo portato abbiamo a video. Abbiamo conosciuto anche le persone del Team Quiet, molto disponibili, molto preparate, quindi sì, ci piace per adesso. Sì. Esatto. Bene ragazzi, torniamo in pesca, dai. Speriamo di riuscire a prendere un'altra carpa sarebbe oro, perché prima di andare via inizia a far freddo. Esatto. Bene, a dopo. Allora ragazzi, prima di farvi vedere un attimo come abbiamo messo giù l'attrezzatura e pod, le canne, e
facciamo un attimo solo un breve excursus su quelle che sono le palline che ha usato Christian stasera e che fino ad ora ci hanno regalato la cattura. Quindi Cri, allora, tu hai detto prima che stavi usando le Big Carp, le Rapid. Sì, Port. Allora, io sto attualmente, eccole qua, sono queste qui. Allora, mi hanno ispirato più che altro per l'odore che avevano, questo profumo. Buono. Esatto, sono del 15. Cos'era ormai un anno che non compravamo un pacco di boilers? No, perché l'ultima volta abbiamo preso le Ocean e poi avevamo preso un'altra pallina del 20, mi sembra, sempre fruttata. Qui a Cesena, fruttata. Sì, 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 è vero. Comunque, vabbè, sapete che noi simpatizziamo molto per questa marca, perché comunque secondo noi hanno prodotti. Sì, anche gli aromi che usiamo nel nostro self-made sono dello stesso marchio. Esatto. Quindi ragazzi, niente, un innesco doppio del 15. E per ora ha funzionato. Nel sacchettino ho messo Frizzy pellet, mi sembra. Ho messo del pellet al pesce normale, okay. Mi sembra. E ho messo ovviamente dentro queste palline. Quindi la zona era abbastanza pasturata. Poi qualche scobrata nella zona e ha pagato. Ora ho rifatto tutto uguale, quindi se riparte quella canna evidentemente hanno fatto la differenza. Io ho preso 5 brem. La prossima brem che prende Max ve la mostriamo così. Sì, perché a questo punto ti facciamo vedere le brem di Cesena. Esatto. Okay. Una era anche bella perché sembrava una di quelle carpe con le code tutte arrangiate, non potevamo so. Potevamo chiamarlo le brem di Cesena. Esatto, esatto. Va bene, andiamo a vedere un attimo come abbiamo posizionato i pod, ragazzi. Allora, vi mostriamo un attimo come ci siamo sistemati. Allora, siamo nel postazione numero 4, il lago è il C, vero Max? Mm-hmm. Ok, vabbè, qui culla guadino. Faccio vedere un po' anche sta zona qua del lago, giusto perché così vedete dove siamo messi. Pod di Max. E sono qui dove c'era questo albero gentilissimo con quella rama molto sporgente che prima ha rotto le scatole. Fortunatamente il Criston, come si pronuncia sto filo, non mi ricordo mai, ha tenuto bene. Adesso speriamo parta qualcos'altro, tanto socio qua mangia. È buono il panino? Sì, infatti io. Bene, dai, speriamo di prendere qualcos'altro prima di andare via. Vabbè, giusto per darvi un'idea di quanta luce c'è qui, ora spengo tutto e vi faccio vedere cosa si vede. Ecco, a un metro da me ho Max. Max, dai, segno di vita, occhio. Ciao, eccolo. Quindi vi informo che qualora decidete di fare una sessione qui a Cesena in queste ore qui, sapete che è completamente buio, quindi dovete munirvi di luci. Non c'è neanche la luna. Non Vabbè. C'è neanche la luna, stelle ce ne sono, la luna no. Quindi questo, anche se vi attacco alla visione notturna, si vedrà ben poco. Però ragazzi è veramente buio. Vai Max, ancora le palline della Big Carp, ragazzi, incredibile. Vai, tira. Nel cannetto più sfrenato sta andando. Oh, incredibile. La seconda carpa di fila fatta con ste palline. Ok. Cagliata? No, ho tolto filo dall'albero perché pescando margine così. Trovato lo spot giusto. Porca miseria, grande qui. E anche l'esca. Bene. Come sono le 10 piedi? Perché il signorino no. Qui. No! Spiegaci cosa è successo, dai. Riflettevo. Niente, canna partita come avete visto, bene anche, solamente che guardate qua, abbiamo tutte queste ramaglie che oltre a essere d'intralcio
come vedete lì dove ci siamo comunque anche incagliati prima quando Cri ha preso la carpa, proseguono in fondo e ci sono anche alberi adagiati sull'acqua e le carpe prendono e vanno là sotto, quindi ho sentito a un certo punto che ero incagliato, non riuscivo più a tirarla fuori. Fortunatamente si è slamata la carpa in modo che non abbia subito brutte conseguenze. Ho recuperato tutto il rig e il terminale, però pescando marginale così purtroppo la frizione non era chiusa al massimo, perché comunque è un attimo anche che ti parta la canna perché siamo un po' distanti, però ci sta, l'importante è che la carpa sia salva, tranquilla, e chi se ne frega, l'abbiamo persa. Amen. Sì, se vogliamo fare una nota, diciamo, non di prova ma di osservazione, eccomi qua, ciao ragazzi. Allora, le 10 piedi sono comode, però ecco, in questi casi magari può risultare scomoda la 10 quei piedi. Quei centimetri in più della 12 piedi può far la differenza, perché... Infatti. Comunque perché... si va a incagliare sempre su quel ramo lì. Perché comunque, allora, vi spiego un attimo brevemente. Ho individuato uno spot lì molto molto marginale, cioè tiro proprio a ridosso praticamente della riva. C'è un tronco là in fondo. Esatto, e evidentemente si è incagliata lì. Beh, comunque ragazzi... L'importante è che si sia slamata e amen, l'abbiamo persa, succede. E per l'ennesima volta però è andata sulle boilies quelle. Sì. Quindi ci fa pensare che, insomma... sono boilies di buona qualità, almeno finora le uniche due partenze serie che abbiamo visto, abbiamo visto lì. Vabbè, vediamo come procede, come va avanti la sessione. Bene ragazzi, allora abbiamo finito. Che freddo per questa sera, non vediamo l'ora che arrivi. Non so se siamo sotto zero. Passo. Fa freddo ragazzi, canne ghiacciate, guadino ghiacciato. Tutto ghiacciato ormai, tutta la attrezzatura che avevamo fuori, tutta quanta con la brina sopra. Mamma mia, guantini. Cosa non si fa per un pesce? Allora, come avete visto, siamo riusciti a prendere una carpa, purtroppo una l'abbiamo persa. E vabbè, pazienza che poi ci Max sta. Si ricordava che addirittura ti sembrava fosse una mur. Sembrava fosse una mur perché l'ho visto in superficie e... tutto bello argentato, e poi ho visto proprio che ha buttato fuori l'amo, però non sono sicuro. Non si vede nel video, ma ci siamo trovati due terminali tagliati. Sì. Sia io che Max abbiamo trovato due terminali completamente tagliati. Quindi... sì, l'amo, mancava praticamente la parte dell'amo del tracciato finale. E oh, probabilmente qualche amur, come è già successo in passato, a magari con... quel bello spinone, dici? Esatto, con le pinne comunque, vabbè. Può essere. Non importa. Comunque ragazzi, questo video era un'uscita che siamo riusciti a fare di fortuna. E niente, speriamo come al solito che il video vi sia piaciuto. Per qualsiasi cosa, e come al solito, scriveteci pure nei nostri social. Esatto. Vi diamo l'appuntamento ai prossimi video che probabilmente vedrete riguardanti la zone. Quindi vedrete altro materiale che riguarda appunto la zona. Sì, e sì, sì. Basta, facciamo cos'altro? No, niente, andiamo a casa stanchi perché comunque prova star fuori così con questo freddo. Esatto, che poi è più stressante farlo per qualche ora che magari per una giornata intera. Sì. Perché delle volte è più... sì, perché non fai tempo ad aprire l'attrezzatura che già devi andare via. E... ma noi lo facciamo per voi. For you! Va bene ragazzi, da Climax è tutto, buona serata. Ciao! Ciao!